Luca Comics and Games, Luca Comics and Games, c'è tutto il mio mondo a Luca Comics and Games, Luca Comics and Games, Luca Comics and Games, e sta già piovendo a Luca Comics and Games. Allora, c'è da parlare un po' qui, perché voi non avete idea dell'odissea che abbiamo fatto per girare questo vlog, perché io ho dimenticato la videocamera a casa, quindi abbiamo comprato un'altra videocamera ieri. Soldi. Esatto, oggi è il primo giorno di Luca Comics, tra l'altro, tanto per far capire un attimo come siamo messe. E il problema qual è? Che il commesso ci ha dato una memoria interna per la videocamera sbagliata. Se ci stai guardando, sappi che non sai fare il tuo lavoro. Sei cattivissimo. E niente, quindi abbiamo nella pausa pranzo di oggi, quindi dalle 2 alle 4, abbiamo attraversato tutta Lucca, che c'è un casino di gente che voi neanche ve lo immaginate. Per fare tre passi ci vogliono 2 ore. E siamo qui a Euronics, abbiamo preso la memoria e quindi adesso possiamo fare il vlog. E ci dispiace un sacco perché in realtà abbiamo fatto un sacco di cose stamattina, ieri sera siamo andate al sushi. Cioè ci dispiace un casino, però se vedete, cioè il vlog inizierà da metà del primo giorno fino alla fine per questi inconvenienti qui. È un po' un Luca sfigato questo qua. Tra l'altro a pranzo ci mangiamo dolcetti che ci avete portato, cioè guardate. Ci avete dato da mangiare per tutta la vita, proprio. Sì, proprio. Ed è solo la prima mattina. Sono tutti dolci. E, magari se qualche volta vi va, portateci pure qualche pizzetta, qualche roba tipo patatine. Che cacchio ne so? Perché tutti dolci. No, più che altro diventano delle botti. Cioè, l'insalatina, portateci l'insalatina. Ah, mio ho imparato ad andare in bici. Perché ragazza di città qual è? Io non avevo mai visto una metropolitana, faccio coming out, però lei non sa andare in bici. No, allora, diciamo le cose come stanno. Io sapevo andare in bici. Nel 1995, penso. Avevi 2 anni. Esatto. E la nostra casa sta a 2 chilometri. A 2 chilometri da Lucca. Quindi ma noi ne abbiamo fatti quanti ieri per trovarla? Tipo 8, una cosa del genere. Ci siamo perse 25 volte. Oltre a non sapere andare in bici, non abbiamo neanche il senso dell'orientamento. Mi sono addobbata, che significa non che mi addobbo come l'albero di Natale, ma che mi sono proprio cappottata con la bici in mezzo alla strada. Sì, è stato divertente. Per niente in realtà. Per me sì. Per loro sì, per me per niente, perché stavo tipo con una gamba per aria, cascata sul marciapiede, mezza sul marciapiede, mezza in mezzo alla strada. Però adesso ho imparato, adesso sono brava, sì. Riesci a fare anche lo slalom tra la folla di Lucca, che non è poco. Non è poco, questo è da grandi esperti. Probabilmente a fine Lucca faremo dei quadricipiti così grossi del. Faremo parkour con le bici. Porca merda, neanche che ne so, le ballerine più esperte hanno queste gambe così muscolose, o i ciclisti stessi. Là dentro c'è tipo. Come si chiamano i gladiatori quando fanno le guerre? Ne rimarrà soltanto uno. Ne rimarrà soltanto uno. È più o meno così là dentro. È un'arena, ecco. Sì, sì. E niente, vabbè ragazzi, io dico sempre niente, ma ormai siete abituati. E niente, è tutto. In realtà è niente il cazzo, perché ieri è veramente stata un'epopea. Sì. Però siamo qui, ce l'abbiamo fatta. Siamo vive. Il vlog c'è. E andiamo avanti. Show must go on. Allora, abbiamo fatto mezza Lucca. Perché Giada sta dall'altra parte del mondo. Stiamo andando a recuperarla perché mi doveva portare dei portachiavi e se non li ha le faccio il culo da grosso proprio. Oh, è solo il primo giorno e vogliamo morire. Sì, siamo stanchissime. Miu tra l'altro è anche lei come già da scobare in stand. Noi almeno stiamo andando a importunarle. Che cazzo ridi da sola? Mi fa ridere perché se mi guardo ci sono, cioè. Ah, e invece quando ci sei mi accorgo che quando ci sei manchi. Ci vediamo forse da Giada, se è viva, se mi ha portato i portachiavi. Per fare un saluto romano a Giada Romano. Saluto romano! No, magari non. Ciao! Ciao! Che due fighe! Sono da Giada e ovviamente non mi ha portato i portachiavi. Quindi come ho detto prima, ora la inculerò con la sabbia. Che bello! E questo non lo inquadreremo. Falla vedere Giada. Dai, per farsi perdonare, guardate che bel regalo mi ha fatto. Vedi? E poi dicono che sono una pessima persona. È bellissima, anche verde. Grazie. Per ricordarsi.
tornate adesso alla casetta. Siamo distrutte. Oggi c'era un bordello di gente. Di solito il primo giorno si dice che non c'è un cane, no? E grazie, invece... così non devi stare... Oddio, che fanno Perché tu fatichi a stare zitta, è quello il tuo problema. Tu non sai cosa sia il silenzio, è quello il problema di Masaya. Oggi andiamo un po'. Sì, togliamo il passo da Corioni. Ho la felpa di Giada. Yeah. Che sta benissimo con il mio verde betta. Che sono un po' sbiadita. Sì, davanti allo specchio. Allora, is my outfit for today. Un Ferragni. Fashion blogger. Io è nuda. Quasi. Ah, per un soffio non l'ho presa nuda. E vabbè, sarà per la prossima volta. Vuoi dire qualcosa alla telecamera prima che spengo? Che dobbiamo andare. Oddio, sembri vittoriana vista da dietro. O anche un po' cugino Hit. Ecco qua. Mi tieni degli occhiali qua. Oh, perfetta. Agghiacciante. Andiamo. È ora. Secondo giorno, ci si vede tra un po'. Noi volevamo andare al castello di Hogwarts, però... Come dire? C'è un pochino di fila. Però vorremmo aggiungere che oggi è... Cos'è, giovedì? Tecnicamente, secondo le previsioni, il giorno con meno gente. E quindi abbiamo detto, dai, ci andiamo giovedì, sarà l'unico giorno che riusciamo. Ed è così. Quindi non vogliamo sapere sabato come saranno, non vogliamo. Probabilmente gira intorno a tutta Lucca. Io volevo andare al castello di Hogwarts, sono tristissima. Avevamo messo pure partecipo all'evento. All'evento? Infatti, cioè, che rosicata questa cosa. Mi mettono cose dei Pokémon in mano. Pubblicità. No, è tipo una super evoluzione. Io è sono una mega evoluzione di Charizard. E io sono arrivata alla prima generazione. È questo che è? È l'altra, X e Y. Cioè, ok, ma questo è di Charizard. Questo è sempre Charizard. Blu? Sì. Ma devono farlo verde. No, tra l'altro a me questa è quella che piace di più, è la X, la Y. Mi piace, però non è figa. Ma sembra che sta sboccando, oppure svapando, no? Buon salve. Visto che ci mancava, ci hanno offerto degli spritz e noi accettiamo molto volentieri. Oggi che è il secondo giorno, non finisce mai questa fiera. Questa fiera è infinita, cioè oggi c'era un casino di gente, però meno di ieri, però comunque tanta. Noi ci aspettavamo che non ci fosse nessuno, invece ci hanno sommerso lo stesso, almeno fino alle 5:30-6. Grazie della parentesi. Grazie ragazzi, cioè siete fantastici. A voi. Cici. C'è una musica fortissima, non so se mi sentirete, però stiamo disegnando dei maglioni. Masaya, io e Momenta fa il suo. Madonna, mi sei sfregata, ma che è? Sei tu. Mi piace di più Masaya. Ecco, carino, dai, è più carino di sì. Ma sto copiando Masaya. Quello di Masaya è più sketch. Gli metto la canna allora. Io gli ho messo il papillon. Guarda che carino. È adorabile. Voi diteci qual è il maiale più carino, ma secondo me è il mio. Al solito cado e... Dite qualcosa? Mi sto inquadrando, non lo so. Come sono che così noia. Volti? Sì, è... Ma sai, è già quasi ubriaca, la betta mio ormai. No, non è vero. No, il mio momento topico sta solo. Allora, non capisco bene perché non riesco a stare. Ma non hai bevuto una sega di nulla, dai. Infatti, c'è da cominciare ancora. Sono troppi da contare. E sa che i ricchi piangono, ci vedo un cazzo. Tranquilli, lui non lo farà. Non ce n'è. Hai sbagliato? No. Sai che lui non sbaglia. Tornò là, tutti ad ammirare. Quel fu
che ha davvero un fisico da star. Il migliore. Quanto dura. E lo c'è drago che impegno te. Anzi, ma guarda la voce. Che ci sia. Voi non avete idea. No, forse un po' ce l'avete l'idea di cosa abbiamo appena passato. Il ritorno a casa in bici sotto la pioggia. Fatevi vedere nella vostra bellezza. Ma non ho il coraggio di... Beh. Sembriamo tutte gioche. È belle. Guarda qua, ma che schifo. Me ne vado da sto incubo, guarda. E niente, domani... Stanotte. Domani, Luca, lo faremo con la febbre a 40, se siamo ancora... Va. Allora... Con una strana luce. È pioggia. Ecco, quindi era già lo spoiler. È il terzo giorno di Luca Comics. Ovviamente a Luca Comics piove sempre. E la cosa divertente è che noi siamo in bici. Però eravamo partite in bici, ma siamo dovute tornare indietro a casa a metà strada e chiedere un passaggio. Bestemmiando. Speriamo che la pioggia non vi fermerà, come non ha fermato noi. Non fatevi fermare dalla pioggia. Masaia è così abusiva che viene da casa Oba per fare le dediche in piedi. Quanto sei abusiva da 1 a 10? Giustamente. No, mettiamo una. Quando non hai un turno te lo devi creare. Pausa pranzo, terzo giorno, sta andando benissimo. Comunque, nonostante la pioggia, non vi siete fatti fermare, grazie. Grandissimi. E siamo abbastanza sfatte, però molto contente perché sto Luca Comics è un delirio. Stiamo vendendo tantissime copie, vi ringraziamo tantissimo, vi amiamo e vi vogliamo tanto bene. E stiamo mangiando. Io ringrazio Alice che mi ha portato l'erbazzone che io amo. E quindi se guarderai il video, Ali, ti mando un bacione perché mi sfami per oggi, sappilo. E niente, Betta invece si è presa la margherita. Finiamo di mangiare, abbiamo un'orettina di aria e poi torniamo a far dediche. Ciao ciao. Tagliano il cazzo se dico. Ciao. Ciao. Sponsorizzatevi, no dai. Forse mi conoscerete già per servizi come meglio come che Ale e Cocca. Ale e Cacca. Ale sbuppa. Ale sbuppa. Ale spruzza. Di cosa parla il tuo fumetto? Però voglio la versione di quando non ci sono le mamme. Non di quando ci sono le mamme, quella non si può dire perché è troppo easy. Di cosa parla il tuo fumetto? Questo lo taglieremo, è una ramantina che ho fatto alla Chiara. Io sono contrario alla copertina del suo cofanetto, spiegalo perché. Perché i bambini non fanno quelle cose. Perché non possono no, fare perché in effetti è un po' difficile. Beh, oddio, in realtà se vogliono 13 anni a comprare una bottiglia di whisky, due birre. E se la rubano alla mamma? Magari la mamma è alcolizzata. Però io devo dire, quando vado a fare l'aperitivo con Midori, arrivano dei ragazzetti che avranno veramente massimo 14 anni. Un Ugo, per favore! E glielo porto. Infatti, glielo siamo danno. In un paese di merda, e questo puoi sottolinearlo. Paese di merda, sottolineato.
ottimo paese. Bastone e l'olio di vici. Non succederebbero queste questo cose. Questo non puoi dirlo. Come non posso dirlo? Come no? No, non sto dicendo quello. Arriva da tua moglie, attento a quello che dici. Che strozzate sta dicendo? Tante. Se fossimo in un paese che utilizzano, non so, i vermi che volano a caso. I vermi che volano. Verba volant. In un paese vermi volant. Io mi sono bastone e l'olio di anch'io in realtà. Succederebbero le cose tipo i bambini che comprano il whisky o l'ugo. Allora, voi dite a me che so prolissa, però voi ci avete capito qualcosa di quello che ha detto Francesco? Assolutamente no, io sono come i vecchi. Neanche lui ha capito. Per fare un brainstorming abbiamo fatto una super union, manga senpai, casa obaghe. Ancora è venuta una signora lesbica chiaramente che mi chiedeva degli yuri e io ho detto ma cerchi yuri o shoujoai? Gli ho spiegato la differenza. Lei ha detto ah no intendo quelli senza sesso. Ho detto allora ti consiglio Butterfly Effect. Oh, magari è venuta qua. Boh, non lo so. Quelli senza sesso. Dai, ma in realtà il sesso c'è. Brava, e questo lo taglierò, ma il sesso c'è. Vuoi filmare una cosa veramente bella? Lex, presti un secondo il capito. Sai già quello che voglio fare. In realtà no. Che cazzo vuoi fare, Fra? Lo sai, guarda, è pronta? Guarda in terra. Che è? La con la lucina. Io mi sto vedendo. Siete terrificanti. Soprattutto ciò, io stavo facendo un brainstorming. Allora qui ci sono Caso Bug e Manga Senpai che stanno andando alla cena per Tony Valente, che è lì. E niente, probabilmente faremo qualche ripresina. No, adesso no. No, adesso non è ubriaca Masi, dai. Una nuova amica Masi. Roberta si chiama, un saluto. Perché hai le nuove amiche? È una grande questa Roberta. Ha vinto Luca per tutta la vita, gratis. In che senso? Il biglietto di Willy Wonka d'oro. Sì, hanno fatto l'anno un concorso. Scorso per il cinquantennale hanno vinto questo biglietto scrivendo una frase. Cioè, quindi lei per tutta la vita non pagherà Luca Comics. Merda! Allora, siamo in un locale che non mi ricordo, si chiama tipo qualcosa da Francesco. Casino italiano. C'è un casino italianissimo che voi potrete mix di risalare. Un mix di regioni allucinante, però ci siamo divertiti tantissimo, abbiamo mangiato bene e anche speso poco, quindi venite. E niente, chiudiamo la fiera con queste quattro bellezze. Scusate. Praticamente avevamo tutta questa sala affittata soltanto per noi, in sostanza. Perché eravamo veramente tanti. Fumettisti youtuber. Vi limonate? Pensavamo di essere fuori dall'inquadratura. Che fate? Vi limonate? Ma sì, ma quando si parla di limoni sbuchi fuori tutto. Ma voglio farla anch'io. Ok, basta. È il fotobomber. Mi urli Wink. Yes, youtuber. No, no. Ma di play cazzo, Wink. Bravo. Bravo. Non stavamo al tavolo degli youtuber. E poi lei è la mia prefi. Perché Giada è la tua prefi? Perché sono Giada. Perché Betta ti ha tradito. È più razzista di me. Ma se glielo ho insegnato io a essere razzista. Quasi. Non è una cosa di cui vantarsi. Oh, questa è la nostra Miss di oggi. Faccio un super zoom. Oh yeah. Da sopra a sotto. Si colla la tua valigia che copre tutto. No, copra solo le tue scarpe. Che scarpe? Ma sono le stesse mie. Che sono le tue che sono le stesse mie. È vero. E niente. Lo stacco di coscia non si riprende. Ma vi riprendo così. Lo stacco di coscia. Oh, visualizzazioni a mille, vai! Vai! Praticamente siamo pronte per il sabato di per Dio. Il quarto mese per il giorno di Luca. E speriamo di non morire. Vi aggiorniamo quando siamo lì. Thank you.
pausa pranzo sola come un cane, perché sia Masaya che Betta che Giada hanno dei turni diversi dai miei, quindi in tristezza e solitudine mi mangio la mia pizza. E sta andando benissimo, c'è un macello di Dio oggi, infatti per questo è il giorno di Luca. E niente, vi mando un abbraccio sperando di sopravvivere fino a stasera. In realtà starò qui tipo quei 5-10 minuti che servono per mangiare la pizza e poi mi ritombo di nuovo in stand. Però stasera ci consoliamo con una bella bevuta dopo cena. Ho raccattato Betta, che adesso sta mangiando e l'ho tipo sorpresa in fragrante. E sto anche gocciolando male. Che sta gocciolando male, non ti gocciolare così sulle scarpe. Alla fine mi hanno dato un'ora d'aria e quindi tornerò in stand per le 3, suppongo. Non so che ore siano, secondo me manca poco alle 3, però vabbè. Io non so che mese sia. Mi ero rotta il cazzo di stare da sola, sono andata da casa Obaga e lei fa vuoi andare in bagno? Gli faccio, adesso vuoi che sono di nuovo la tua amica di pipì? Per chi si è visto il vlog del Romix. E quindi niente, sono tornata ad essere l'amica di pipì di Betta con molta felicitudine. Ah, mi avete già svaligiato di tutti i portachiavi e manca ancora tutto domani, quindi grazie. Yes. E niente, va bene, basta. Sì. In tutto ciò noi siamo qui a fare pausa pranzo, cioè abbiamo trovato solo questo buchino per metterci sedute, ma Betta ha la gonna proprio oggi e quindi se ci mettiamo sedute da spettacolo è. Giusto per darvi un'idea del casino. Sono bellissima! Facciamo i video, siamo a Lucca. Eh sì. Comprate impossibile a mano! Quanto è pessima da 1 a 10? Non mi sembri così 12. Disperata visto l'evento che ha fatto in questi giorni. Allora, io e lei stiamo facendo una gara dal primo giorno. Siamo compagne di banco nemiche, no? E quindi ci sto vincendo, però oggi. Sto vincendo io. Anche ieri ho vinto. Anche ieri. Insomma, sì, ne resterà solo una. Quindi comprate più impossibile amarsi, così lei va proprio. Impossibile comprarsi. Bossa, pensatore. Wow, ciao. Cosa dici di questa fiera? Questa fiera è piena di cibo, cioccolatini, frutta di chiaretta. E puli. Vediamo se la vengo. Esatto. Chiaretta è nostro. E puli, stavo dicendo prima. Cioè, guardate quanto è bello, queste chiappe sassose. Allora, Betta ha di nuovo lasciato la videocamera incustodita. C'è questa Betta così che lascia le videocamere non in giro, fa, poi la gente la fa. Prende e gliela ruba così, poi la mio deve comprarne un'altra ancora. Cioè, Betta. Facciamo dal lato così non si vedono i doppiamenti. Esatto. Mm-hmm. Siamo proprio. Betta non si fa. Non si fa. Parleremo male di Betta tutto il tempo. Esatto, mi associo. Penso di aver prenotato l'autodistruzione informata. Tra 3 secondi questa videocamera si autodistruggerà. Grazie. Grazie. Per aver tu. Basta. Basta, solo basta. Grazie. Niente, 3, siamo. 2, 1. Siamo tornate a casa adesso. E siamo tornate a casa adesso. Sì, questo l'hai già detto. Lo so, però tu stavi guardando la videocamera. Qualcosa che non so. Abbiamo appena mangiato al ristorante, abbiamo mangiato delle cose strabuone. Io avevo gli spaghetti allo scoglio, che erano buonissimi, e il vino. Però non siamo rosso. Sicuri. Rosso. Molto tasso alcolico 14 gradi e mezzo. Però dai, sono riuscita a tornare a casa in bici, questo significa che sto bene. E Betta invece ha preso un risotto con i lamponi. Com'è? C'era il mondo dentro, c'era tipo gamberetti, calamari, zafferano, lamponi, ricotta. Però era buono, curcuma. Ma curcuma. Era buono, ma meno dei miei spaghetti allo scoglio, mi spiace. A me piaceva di più, abbiamo scelto bene, ognuna gli piaceva il suo. Infatti siamo stati. Nulla a togliere allo scoglio, ovviamente. E come direbbe Masi, domani ci aspetta il quinto mese, perché ogni giorno a Luca è come se fosse un mese.
E basta, speriamo che le strade non cambino come le scale di Hogwarts, sempre cheat Masaia. Perché ogni spiegala tanto, meglio questo. Ogni tanto ci perdiamo praticamente. E in sostanza ogni volta prendiamo una strada che ci sembra familiare e ci ritroviamo da tutt'altra parte. Mentre quando andiamo sempre dritto, non si sa perché, arriviamo sempre a destinazione. Quindi secondo noi, andando sempre dritto, pian piano le strade si spostano come le scale di Hogwarts e ci fanno arrivare a destinazione. Ma perché la meta è sempre diversa? Vuoi andare al Japantown, vuoi andare a un Giappo, vuoi andare al Napoleone, vai sempre dritto. Vai sempre dritto e arriverai. Prima o poi arriverai, perché in realtà le mura sono circolari, come la terra, cioè la terra è rotonda, quindi se tu vai sempre dritto a una certa, ritorni sempre al punto di partenza o comunque arrivi a destinazione, no? O magari siamo coglione. O magari siamo solo coglione, però vabbè. E ci aspetta domani, che è l'ultimo giorno, con un po' di tristezza in realtà, mi stavo abituando a questa cosa. Sì. Luca ha il suo fascino, lo diciamo sempre. È faticoso, stressante, piove, ti ammali, però il suo fascino. E poi, non c'è fiera che la eguaglia. Sì, devo dire che è bellissima anche perché rivediamo sempre tantissime persone che non vediamo mai durante l'anno e quindi rivederle a Lucca è sempre bellissimo ogni volta. Grazie Lucca che ci fai rincontrare i nostri amiconi di regioni diverse. Vi diamo la buonanotte, in realtà, anche se magari lo vedrete di mattina questo video, ma non importa, perché adesso noi stiamo andando a docciarci e metterci il pigiama perché domani ci aspetta il turno di mattina. E quindi... E non ci inquadreremo dopo la doccia in pigiamante. No, mi spiace. Per il vostro bene. No, in realtà so che loro vorrebbero tipo la videocamera interna alla doccia, però... Dopo ci segnalano il canale, a 3 strike ce lo chiudono, quindi non si può fare. E la faremo insieme la doccia, questo è un taglio. Quinto e ultimo giorno di fiera. Ultimo mese. Ultimo mese. No, l'ultimo mese. Ultimo anno. Ultimo anno, è diventato un anno. Cioè, sono 5 anni che siamo Halloween domani. Di nuovo Halloween. Auguri. Auguri. Come ci trovate dopo 5 anni? I nostri 40 anni. Vero? 40 anni dopo 5 anni, che cazzo dici? Ma come li conti gli anni? Non lo so, non si capisce un cazzo, Luca. Niente, stiamo andando in stand a fette oggi perché non si sa mai, danno diluvio. Che cazzo vuol dire a fette? A piedi? A piotte! A fette? A piotte! Io vabbè, non mi rompete il cazzo. Non so come parlano. Vabbè, comunque stiamo a piedi perché... da pioggia e quindi non possiamo rischiare di andare in bici, sì, capito, nel senso stanca. Ma mi fai finire di parlare invece di cagarmi il cazzo? Ciao. Ciao. Imbucati. Tra l'altro oggi pomeriggio qualcuno ha una premiazione. Chi? Ma tu. Sì. Vediamo un po'. Abbastanza manga. Speriamo che vince. Ciao. Cosa hai da dire su questo giorno di sole? Quanto c'è sole, guarda, spacca le pietre nei sassi. Aspetta, vabbè, questo spacca i sassi, infatti lui è spaccato, vedete che c'ha le crepine. Questo invece è il culo, sembra lo spacco in realtà. Perché in questi video devo sempre il culo del sasso? Vedete, sarà un felicismo di quelli che ho, non è normale. Vabbè, scusate, io non sono così in realtà. Esatto. Siamo alla premiazione dello Yaruki per vedere chi ha vinto i premi e io spero che lei sia sul podio, si spera, vediamo, vi riprenderemo poi la premiazione, ti fate tutti per metà. In tutto ciò lei si sta praticamente cacando. Ma non per voglio vincere, perché non voglio vincere, perché non voglio andare, cioè non voglio. Non vuoi farti vedere lì?
Per quello mi sto cagando. Sei troppo timida. Io invece spero che vincerai. Perché sei satica. Perché sono stronza nell'anima. Non vedo l'ora di vederti lassù morta. Che non sai che lassù cazzo che? Dire. Non dovrai andare lì. Non ti dovranno dare un premio. Scusate, devo andare a prendere. Ma vieni qua. Ma se tipo gli dici che sei tu, ci scambiamo il pass. Ma ti pare? Lo sanno chi sono. Credo. Adesso chi ti conosce? Vabbè, lo vabbè, prende Fra. Sta iniziando. Ci stai a scambiarci il pass? Vai su. Sì, è un sei proprio Elisabetta Cifone, uguale uguale. Sta iniziando. Dai, un applauso per iniziare a tutti. Allora, siamo qui per la premiazione dello IACI, il 17 Italian Jap Style Comics Award. Non è stato facile arrivare qua, è stato un lungo percorso, ma innanzitutto grazie ad Anime Click che mi ha permesso, che abbiamo fatto questo percorso insieme, è stato davvero molto difficile. Insomma, un applauso per tutto il sito di Anime Click. Brava, brava Ele! Grandissima! Grazie a tutti ragazzi. Elena Toma non è semplicemente un'attrice, ma proprio lei ha dato sempre tantissimo spazio alle light novel tramite Mangakugan Light. Sì, esatto. E assolutamente anche grazie a te, perciò questo premio, quello light novel. Ok, va bene, ok, prenditelo un applauso. Sì. Foto. Brava Ele! Allora dai Elena, due battutine su questo premio, dice dai. Che è carinissimo, veramente. No vabbè, io veramente non me l'aspettavo, devo dire la verità, e quindi non ho neanche preparato un eventuale discorso nel caso avessi vinto, perché veramente non credevo accedere, quindi veramente non so, mi sento di ringraziare insomma un pochino tutti quanti in generale. Ragazzi, non faccio nulla, non so che dire, devo proprio. Amore. Brava Ele. Chiamerò allora Gianfrancioschio. Gianfrancioschio, esatto. Hai proprio la faccia da Gianfrancioschio, non trovate? Secondo posto, sono anche qui molto contento, Ale Cucca e il Sacco. E complimenti davvero, cioè bisogna entrare per dovrebbero vincere tutti. È assolutamente, veramente una fiche. Brava Betta! Che faccia! Allora, sta morendo come dentro. Come stai? Ci dici? Io me la dico. Ci dici molto tesa. Non dirà niente. Cosa ci dici adesso? Allora, non sei più tesa, non ho moto. Complimenti! Vai Betta! Brava Betta! Wow. Quando finiamo ti rivogliamo qui. Grande. Bene, sperando che Alonso ci raggiungi. Vediamo la faccia. Hai detto solo grazie. Andare avanti con il premio degli indie, che comunque bravo, non possiamo prenderci in giro, e un po' il fiero all'occhietto. Prima non so cosa si è preso però. Prima di indie vorrei fare salire. Secondo attacco. Ciao! Io mentre stavo giocando e dicevo voglio la mia grigliata. Guardate che cosa mi ha regalato Giada. Ah, mio! Prima Betta e è poi è bellissima. Sono la sì, Caritas. Ma tu la devi, no, la devi piantare di farci questi regaloni. Cioè, facci pagare. Regaloni. Facci pagare. Tra l'altro guardate che bello lo stand. Cioè, guardate che meraviglia. Comprate un milkshot! Comprate da te il milkshot! Ah, questa mi piace da morire! Grazie! È bellissima! Senza pagare! No, no! Cioè, scusate, il pass migliore amica ce l'abbiamo noi! Il pass! Pagare! Pagare! No, scusi i soldi! Cioè, la qualità è altissima! Comprate il milkshot! E niente, grazie a te! Prego. Grazie. Sgancialo, sgancialo, sgancialo il danaro. E si sta smontando. Dovete arrotolare tutti insieme. Stiamo arrotolando tutti insieme. Sig.
Guardate quante cose abbiamo dovuto spostare. Madonna. Un applauso. Ciao Lara, che cazzo ci fai tu? Per sapessi. Come sapessi? Sembra mia nonna quando pulisce la cantina. Guardate quanta roba. Sì, scusa. Si è dovuta incollare Elena, poverina, praticamente quasi tutta da sola. Cioè, applauso a Elena per la faticaccia. E niente, qui si sta chiudendo tutto. Noi da Manga Senpai smontiamo penso domani. Eccoci qua, siamo appena ritornate a casina e la fiera è finita. Grazie a Dio. Sì, grazie a Dio. Siamo al quinto mese, fra 4 mesi si partorisce. E effettivamente è di nuovo Lucca, la mia è femmina. Il mio non lo so, forse maschio, forse tutte e due. Forse ha 2 gemelli. Ah, pensavo con la fatica che sto facendo è probabile. E vi ringraziamo tantissimo per essere venuti a Lucca e averci portato tante cosine, tanti dolci, tanti regali, fan art, coccole, veramente siete stati amorevolissimi, dolcissimi e vi si vuole un sacco bene. E vabbè, poi domani faremo un piccolo brainstorming finale dei saluti come al solito. Mi ho reso conto, a freddo. Dei salumi? A freddo. A freddo. Sì, perché siamo sfattissime, abbiamo preso l'acqua, cioè... Vabbè, buonanotte raga. Buonanotte. Noi adesso ci facciamo una serata filmata. Pigiama party tra ragazze. Saremo i registri, no, con i cuscini di più. Esatto. E parleremo dei ragazzi e ci faremo le unghie del freddo. Bettina, siamo al ristorante cinese davanti alla stazione di Lucca Comics, che è lì praticamente, anzi faccio il super zoom, stazione, stiamo aspettando di prendere il treno tra 40 minuti più o meno e intanto ci rifocilliamo con del cibo che non mangiavamo da tipo una vita, suppongo. Cioè 4 giorni. Cioè, sono appena stata informata del fatto che questo coso è tutto ciò che rimane del mio vetto Kinder. Betta, sei una troia. Sei una stronza. Io ho portato Human Centipede, Centipede, Centipede. Centipede. Per vederlo tutti insieme nella nostra notte brava e qualcuno invece era... Avevo sonno, ma questo non è una buona giustificazione per mangiare il mio vetto Kinder, sì? Il mio vetto Kinder. Ma c'è una storia. Stavo mangiando anche tutto il resto. La cioccolata. Ci siamo contenti. Guarda Masi, stai zitta che ti inquadro. No! Cioè, che cosa hai da dire al tuo discorso? Era buono. Ma fa culo! Siamo sul treno per tornare a casa. In realtà la stanchezza si sta facendo sentire, io ho tipo sonno, come al solito, però... infatti, però, in particolare, sì, basta che non mi mangi un altro vetto Kinder nel mentre se mi addormento. E un altro? No, che vogliamo dire su questa fiera in generale? Conclusione. È stata devastante. Devastante. È durata un sacco di mesi. Troppi mesi, cioè la prossima volta meno mesi. Siamo proprio sfiniti. Infatti organizzatori di fiera Lucca, non può durare così tanti da durare un mesi. Weekend, non c'è bisogno di farla cioè, durare tutto l'anno. Ho capito che il fatturato, per carità, tutto quello che prepari, però insomma. Quindi vi salutiamo come al solito, vi mandiamo un mega bacione, ci vediamo ai prossimi video e ciao dalle Wink.